Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questa terza sessione della nostra quinta edizione di Creare il Domani. Oggi parleremo di fake news in generale, diciamo come argomento principale, anzi il titolo che abbiamo dato alla nostra lezione è Quando le fake news diventano realtà, nuove forme di narrazione correttiva verso l'informazione. E abbiamo il piacere di avere con noi oggi come docente Anna Maria Lorusso, che vado velocemente a presentarvi e introdurvi. Anna Maria Lorusso è professore associato nel settore di filosofia e teoria dei linguaggi e insegna semiotica, semiotica della cultura e semiotica dei testi giornalistici all'Università di Bologna, dove dirige anche il Master in Editoria Cartacea e Digitale e coordina il corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Dal 2017 al 2021 è stata presidente dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici. Da diversi anni si occupa di retoriche sociali, regimi informativi, processi di gestione pubblica della memoria collettiva. Il suo ultimo libro si intitola L'utilità del senso comune, edito da Il Mulino, e fra quelli precedenti, Post verità fra reality TV, social media e storytelling, edito dalla Terza. Accanto all'attività accademica, da più di 20 anni svolge un costante lavoro di consulenza editoriale, prima per Bompiani e ora per La Nave di Teseo. Fra i mestieri editoriali che le piacciono e che svolge, poi ci sono anche quelli di lettrice, traduttrice ed editor. È inoltre nel comitato editoriale del festival La Melanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, con cui lavora fin dalla prima edizione. Lascerei ora, professoressa, a lei spazio per l'introduzione. Ricordo solo ai nostri iscritti le nostre modalità, quindi lascerei poi spazio a lei, professoressa, per un 45 minuti circa di introduzione, apriremo poi il dibattito. Ovviamente, se volete iniziare già a prenotarvi per domande o fare qualche domanda durante la presentazione, potete usare la chat. Lascio a lei, professoressa. Bene, grazie mille per questo invito. Io, appunto, come è stato detto, proverò a fare qualche riflessione su, diciamo, l'intreccio che sempre più noi, in cui sempre più siamo immersi tra informazione, intrattenimento, insomma, vari generi che sui media vengono confusi. E forse ci confondono anche le idee. E vorrei appunto proprio partire da un po' da questa categoria di confusione per cercare di capire cosa sta succedendo oggi nel panorama mediatico. Allora, a questo punto provo effettivamente a condividere lo schermo. Mi confermate che lo vedete, Sì, giusto? assolutamente, professoressa. Ok. Allora, vorrei farvi vedere, non so se partirà il video, se parte bene, altrimenti non importa, è un video di 10 secondi, quindi vediamo se parte. Se non parte, ripeto, non c'è nessun problema. Grazie. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. Bene, questa rapida clip oggi ci è forse a tutti molto più familiare. In realtà io la usavo già un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, per descrivere esattamente questo problema della confusione di cui parlo, perché naturalmente dovreste aver riconosciuto nei pochi fotogrammi che abbiamo visto il volto del presidente dell'Ucraina Zelensky e qual è la cosa, a mio avviso, drammatica? Naturalmente io sto facendo una riflessione sui media, non c'entra nulla con la guerra e ripeto, sono riflessioni che precedono da questo punto di vista la guerra, ci siamo semplicemente un po' più abituati al volto di Zelensky. Qual è, vorrei dire, il dramma? Il dramma è che questo personaggio è diventato noto nel suo paese in quanto attore di primo piano e attore di una fiction che poi, appunto, ultimamente in ragione della guerra è stata trasmessa anche in Italia,
una fiction intitolata Servitore del Popolo, che è la storia di un uomo qualunque che fa il professore e che a un certo punto esprime sui social un post di stanchezza, di rabbia, di insofferenza verso i politici del paese, la politica in generale, che non pensa alla vera vita delle persone, ai veri problemi delle persone. Questo post diventa virale e lui diventa una specie di eroe nazionale, e quindi in questi pochi secondi che vi ho fatto vedere è proprio la scena in cui arrivano a casa sua, lui che è totalmente impreparato, lo vedete con la canottiera dentro casa, arrivano a casa sua questi portavoce delle alte sfere della politica e gli dicono congratulazioni, presidente. E in ragione di tutto questo, pochi mesi dopo, effettivamente lui diventa presidente. Qui non siamo più in questa foto nella fiction, ma siamo nella realtà, e diventa presidente con un partito che ha lo stesso nome della fiction, con uno staff che è lo stesso staff di produzione della fiction, quindi in una totale sovrapposizione tra esperienza finzionale ed esperienza reale. Ripeto, sono quasi in imbarazzo a fare adesso questo esempio, perché sembra una denigrazione di Zelensky, invece, come dire, no, non sono affatto su questo fronte, però penso che sia veramente un caso di studio, appunto lo avevo eletto come tale indipendentemente molto prima della guerra, perché porta alle estreme conseguenze qualcosa che in realtà non è che sia avvenuto solo in Ucraina, e non è che ci sia solo Zelensky a cavalcarlo, perché poi possiamo anche dirci molto serenamente che anche uno dei partiti che certamente ha condizionato la storia d'Italia degli ultimi 10 anni viene assolutamente dal mondo dello spettacolo, viene dal mondo dello spettacolo e torna al mondo dello spettacolo, perché questa locandina che vedete in basso, Io sono peggiore, è uno spettacolo di adesso, non di allora, è uno spettacolo del Beppe Grillo attuale. Ma mi faccio vedere una cosa che ci dovrebbe far ancora più riflettere. Questo è un ritaglio, o meglio uno screenshot di un sito di informazioni di qualche anno fa. Vedete il titolo: Il popolo del PD incorona Zingaretti. Si parla delle elezioni di segretario, ovviamente alcuni anni fa, di Zingaretti. A Palermo trionfa il fratello di Montalbano. Al di là di questo titolo, qual è il tema che qui si emerge? È il fatto che quando sono andati a vedere la distribuzione dei voti, delle preferenze per Zingaretti o l'altro candidato, è venuto fuori che la zona con la maggiore densità di voti per Zingaretti in Italia era per l'appunto la Sicilia, e la Sicilia nella provincia di Palermo e Trapani, perché Zingaretti veniva appunto percepito come il fratello di Montalbano, e persone interrogate hanno dato questa risposta al perché preferivano Zingaretti. Quindi questo cortocircuito tra spazio della politica o spazio della realtà più in generale e spazio della fiction, ripeto, non ci deve stupire come una cosa che è avvenuta con orrore in Ucraina, ma ahimè naturalmente con situazioni evidentemente, grazie a Dio, meno drammatiche, però ci siamo tutti immersi. Allora, questo secondo me è un problema fondamentale, e forse è il problema, perché significa dire che appunto c'è una
confusione, ma voglio proprio sottolineare il termine confusione per dire che questi livelli sono completamente fusi. Sono confusi perché sono fusi, perché sono indistinguibili tra livello della realtà, appunto, il livello dei media, il livello dello spettacolo, a livello politico e evidentemente a livello in qualche modo serio e il livello della satira. Quindi quando oggi talvolta si parla di post verità, prima ancora di parlare di fake news, il tema secondo me è appunto quello di una situazione, un regime nel senso di una gestione del sapere, della comunicazione, che è proprio basata sulla confusione. Vedete qui, vi ho riportato in inglese semplicemente per fedeltà all'origine, la definizione che in realtà è diventata più standard, diciamo così, di post-verità, che è una definizione che è stata data dagli Oxford Dictionaries nel 17, quando hanno eletto, per così dire, la parola post-verità come parola caratterizzante dell'anno. Allora, in questa definizione, che ripeto è diventata la definizione di post-verità, qual è il punto? Il punto è che nel definire le situazioni di fatto, nel definire la realtà, denoting circumstances, più che i fatti, ciò che è, produce, ciò che è condizionante, sono i riferimenti alle emozioni e alle credenze personali, cioè i fatti oggettivi sono meno influenti, meno rilevanti nel costituire l'opinione pubblica dell'appello alle emozioni e alle credenze personali. Allora, questo è un punto effettivamente molto importante, ma vedremo come è intrecciato a quello precedente che mettevo in evidenza io. Il punto non è che la comunicazione fa leva sugli aspetti emotivi, perché quello è sempre successo e vorrei dire un po' inevitabile, perché la comunicazione è inevitabilmente intrecciata con le emozioni e un po' come dire, è giusto che sia così, nel senso che poi la comunicazione deve anche essere una sollecitazione empatica. Il problema però quando nasce? Nasce quando le emozioni diventano il criterio di definizione della realtà. Nasce quando le emozioni e le convinzioni personali si fanno appunto più rilevanti dei fatti, delle valutazioni oggettive. E questo meccanismo è assolutamente, come dire, al centro di quel circuito di cui vi ho dato qualche immagine a titolo d'esempio, che è il circuito media realtà media, perché naturalmente se diciamo che abbiamo votato Zingaretti perché è il fratello di Montalbano, è chiaro che siamo in preda a uno slancio emotivo e non stiamo banalmente ragionando, nel senso che poi qualunque sia la persona che ha detto questa cosa credo sappia benissimo che si tratta di un attore, cioè se interrogata lo direbbe, lo saprebbe, il punto non è che non lo sa, il punto è che in quel momento è presa, è dominata, diciamo così, da uno slancio appunto molto più emotivo. Quindi in questo circuito tra media e realtà ci rendiamo sempre più conto, ci rendiamo forse finalmente tutti conto, perché forse per chi come me studia i media per mestiere era abbastanza evidente, mentre così tutti, ahimè, ce ne stiamo rendendo conto, che i media non è che siano degli specchi della realtà che offrono, come dire, un livello secondo, una rappresentazione che può esserci, può non esserci, così come noi possiamo specchiarci o non specchiarci e però rimaniamo noi. No, i media entrano direttamente nel costituire la realtà, perché
condizionano gesti, valori, modelli, scelte, per cui fanno la realtà, non è che la rappresentano, non è che sono un livello appunto di, vorrei dire, di messa in scena quasi teatrale, no, anche negli aspetti più spettacolari o teatrali o cinematografici, in realtà appunto entrano nella costituzione, nella determinazione della realtà, per cui non è che prima c'è la realtà e poi arrivano i discorsi dei media, è un circuito dove tutte queste cose sono intrecciate e dove è proprio il cortocircuito di questo intreccio a creare appunto quella confusione in cui è normale perdere appunto un po' i riferimenti, diciamo così, più oggettivi, più equilibrati. Vi faccio vedere questa fotografia di qualche anno fa, ma forse ce l'abbiamo più o meno in mente. Perché mi interessa questa fotografia? Ho lavorato abbastanza su Twitter, l'uso di Twitter di Salvini, e quindi per un certo periodo l'ho osservato in modo sistematico tutti i giorni. Perché questo Twitter è un Twitter secondo me significativo e utile? Perché vediamo, allora, siamo sul canale Twitter, che non dovrebbe essere usato per fare politica, naturalmente. È nato, diciamo, per altri scopi, anche perché la sua brevità non è che consenta l'articolazione che la politica dovrebbe avere. Quindi, prima anomalia che ormai ci sembra totalmente normale, però insomma non è normale che uno faccia politica da Twitter. Quindi su Twitter fa un post come questo in cui vuole ribadire la sua istituzionalità, perché in questo caso, e vi assicuro che è un'eccezione, nel senso che molto più spesso, e lo sappiamo tutti perché poi sono tweet che vengono commentati, lo stile di Salvini su tweet è anzi uno stile molto così, diciamo, informale, per usare un eufemismo. Qui invece è iper formale, vedete l'abito grigio, la cravatta, lo sguardo diretto, serio, le braccia conserte, quindi è una delle pose più istituzionali che si siano viste di Salvini, e con questa posa così istituzionale su Twitter però dice chiudiamo i porti, quindi dice una cosa durissima che è un messaggio politico molto importante, sappiamo che è una delle tesi della sua parte politica, lo era allora e lo è anche adesso, quindi sta dicendo una cosa che per lui è centrale per il suo programma politico. Lo sta dicendo con grande serietà e difatti visivamente è questo quello che ci vuole dire, non sta scherzando, non è una battuta, non è un'esagerazione. Serissimamente da ministro degli interni che era allora ci sta dicendo chiudiamo i porti. E però lo fa su Twitter, dove noi di solito scherziamo, facciamo battute, leggiamo cose di giornali o recensioni. E questo è un cortocircuito, perché i ruoli sociali, qualunque essi siano, sono sempre associati anche a degli spazi, cioè gli insegnanti, bello brutto che siano, stanno dietro una cattedra, predicatori stanno di solito dicendo i migliori per fare questi, per occupare, per svolgere questi stessi ruoli, però nella nostra cultura professoressa avviene
Scusi, la prendiamo, l'abbiamo persa un attimo perché... Appunto, di nuovo. Sì? Sì, scusi, professoressa, l'abbiamo persa un attimo perché ha la connessione che sta leggermente rallentando. Adesso mi sentite? Sì, la sentiamo un pochino meglio. Se poteva riprendere solo la parte dopo che ha detto che appunto stava dando un messaggio molto serio, perché da lì in poi si è persa un po' la comunicazione. Ok, mi spiace, io no, non si immagini. Perché succede purtroppo. Allora, dicevo appunto che sta trattando un tema centrale per il suo programma politico, lo era allora come lo è adesso, e lo sta facendo sottolineando la serietà con cui, come dire, invita a questa, a questo atteggiamento, chiudere i porti, a questa scelta, chiudere i porti. E tuttavia lo fa su Twitter, in un posto che è assolutamente anti-istituzionale, che normalmente viene usato anzi per, come dire, scambi leggeri e non impegnativi. Quindi, dicevo, su questo si crea per il cittadino un cortocircuito molto forte, di cui magari lì per lì, quando io parlo di cortocircuito, non voglio dire che ci sia necessariamente la percezione di qualcosa di problematico, ma quel qualcosa di problematico in qualche modo resta sullo sfondo e poi appunto produce magari il fatto che diamo giudizi, esprimiamo valutazioni basandoci sulle emozioni e sulle opinioni personali piuttosto che sulle valutazioni oggettive, cioè quei cortocircuiti ripetuti provocano un indebolimento complessivo della nostra capacità di lettura del mondo, perché le cose non tornano più, non tornano più per come erano prima. Quindi, per iniziare a fissare, diciamo così, degli elementi, quando parliamo di post-verità, sicuramente parliamo, a mio avviso, di qualcosa che è molto specifico della nostra epoca. Questo lo dico perché molto spesso si sente dire, ma in fondo le manipolazioni ideologiche ci sono sempre state, le polarizzazioni delle opinioni ci sono sempre stati, gli scontri tra ideologie ci sono sempre stati. Bene, sicuramente vero, tuttavia io penso che oggi ci siano delle specificità che sono proprio legate ai media, quindi non possiamo dire che è tutto come è sempre stato, perché la propaganda c'è sempre stata. È vero, delle cose ci sono, queste cose ci sono sempre state, ma oggi c'è qualcosa di specifico. C'è qualcosa di specifico che, come ho cercato di far vedere fin qui, accennare fin qui, non è solo un problema di fake news, perché le fake news propriamente sono le notizie false. Allora, io credo che le notizie false siano evidentemente un problema e oggi ne circolano tante, però il problema vero è che c'è, a mio avviso, una grande confusione per cui noi non sappiamo più distinguere il vero dal falso. Cioè abbiamo un insieme appunto molto fluido in cui assumiamo una posizione, il suo contrario, cambiamo idea nel giro di pochissimo senza neanche renderci conto di aver sostenuto cose opposte nel giro di pochissimo. Cioè il tratto dominante non è l'errore, il tratto dominante è la confusione. Ed è questo elemento, secondo me, che è molto caratterizzante e che, peraltro, appunto, secondo me, è più riconducibile all'evoluzione della televisione che al condizionamento di internet e dei social media. Perché anche qui spesso sentiamo un po' dire che il problema di questa disinformazione attuale sono internet e i social. Ora, internet e i social aggiungono dei problemi e tra poco
ne accennerò, però in realtà secondo me i problemi, cioè una certa evoluzione incontrollata è iniziata molto prima ed è iniziata con la televisione, è iniziata ad esempio con tutte quelle trasmissioni che hanno proprio sistematicamente portato avanti questa confusione che dicevo tra realtà e sua rappresentazione. Vorrei provare a farvi vedere questo qualche minuto di questo video che è veramente inquietante, è un video di qualche anno fa. Adesso provo ad attivarlo e poi devo cambiare finestra, forse è un po' complicato, ma ci proviamo. Allora, interrompo questa condivisione e apro quella con lo schermo del video, che è questo. Sentite anche l'audio? No, professoressa, l'audio no. Quindi non lo sentite? No, mi pare che sia un'opzione della condivisione. Quando fa la condivisione... Va bene, guardate pure le immagini. Metto in pausa su questo perché è abbastanza. Sarebbe stato interessante anche sentire qualche secondo o minuto di parlato, ma va bene così. Questo è un servizio televisivo su quel femminicidio orribile di qualche anno fa, di un paio d'anni fa, non di più. La vittima si chiamava Elisa Pomarelli, mi pare era in Emilia, forse Reggio Emilia, ed è stata uccisa da un suo, diciamo, caro amico che era innamorato di lei. E tuttavia lei era omosessuale e quindi respingeva le sue avance e le sue dichiarazioni. Qual è la cosa inquietante di questa di questo servizio? Ma ne potrei trovare mille, cioè semplicemente questo ce l'avevo lì. Questa vittima e del suo assassino abbiamo visto volti, tutti i giornali, tutti i telegiornali ce li hanno fatti vedere e prima, nei primissimi secondi, li avete visti anche qua. Quindi in questo servizio si parte dai volti reali della vittima e dell'assassino a farveli rivedere. E però quei volti reali sono poi a un certo punto assolutamente sostituiti invece con due attori. Sono questi che semplicemente assomigliano, diciamo così, ai due protagonisti della cosa. E il servizio va avanti così per un sacco di minuti, insomma, tutti... i minuti sono 5 minuti quasi di video, poi queste immagini continuano a scorrere sullo sfondo. Allora, è chiaro che qui è completamente finzionalizzata, per così dire, una vicenda di cronaca drammatica che non ha alcun bisogno di essere finzionalizzata. Che bisogno c'è di avere degli attori per parlare appunto di un caso di cronaca nera? Abbiamo bisogno di vederli entrare nella cascina in cui lei poi è stata massacrata. Quindi quando dico che la televisione ci ha abituati a
delle sovrapposizioni in cui diventa quasi impercettibile distinguere il vero dal finzionale, intendo cose come queste, che sono assolutamente all'ordine del giorno, cioè ogni giorno su ogni rete avvengono cose di questo tipo, che ripeto, vengono innanzitutto offerte dalla televisione. Questo lo sottolineo proprio per dire che non è vero che tutto dipende da internet, dai social, da lì tutti i mali del mondo, no, sono evoluzioni lente a cui ci siamo abituati e che per tanti anni non ci sono sembrate problematiche. Sempre la televisione ci ha abituato a un'altra cosa che oggi torna, come dire, in primo piano con le sue conseguenze. Quello che qui ho riassunto con valorizzazione degli incompetenti. Negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, la televisione ha iniziato a invitare nelle sue trasmissioni persone comuni. Questo che oggi ci sembra assolutamente normale, non lo era assolutamente, nel senso che le persone comuni al massimo andavano a dei giochi in Portobello, per dirne una, o la Sciarradoppia, ma non è che andavano a dare opinioni su questioni su cui certo hanno un'opinione, perché io non so niente di botanica, però delle piante mi piacciono e delle piante no. Quindi un'opinione ce l'ho, ma è un'opinione competente? No, assolutamente no, non so veramente niente di botanica. E dico la botanica per dire appunto un ambito tra i tanti, ahimè, possibili in cui sono totalmente inesperta. Ma questo meccanismo, di nuovo, è assolutamente dilagante. Ogni giorno, mille volte al giorno, per tutte le 24 ore, su tutti i canali, noi troviamo delle persone X che sono lì solo a raccontare la propria esperienza, pur non avendo delle competenze specifiche. Questo sul fronte medico, ad esempio, è stato, a mio avviso, veramente dirompente. E ovviamente penso al Covid, ma penso anche a quel fronte antivax che era emerso prima del Covid. Mille volte, veramente mille volte, a me è capitato di sentire persone, tipicamente madri, dire il mio figlio ha preso il tale farmaco o ha fatto questa iniezione e ha avuto una crisi respiratoria e l'ho dovuto portare in ospedale. Esperienze ovviamente drammaticissime che come tali vanno rispettate, ma l'esperienza di una madre con il proprio figlio può avere una significatività nel dibattito pubblico? Ovviamente no, non funziona così il sapere scientifico, non è che uno fa un'esperienza e quella vale, qualunque esperienza e conclusione scientifica è basata sulla riproducibilità dei nessi di causa-effetto che si stabiliscono, che è assolutamente fondativa proprio per evitare l'estemporaneità di qualcosa, che certo, ripeto, quella madre nessuno nega che abbia avuto quell'esperienza, però magari era tutta sua legata a delle intolleranze, delle sensibilità specifiche del figlio. Quindi questo introdurre la logica dell'esperienza in ambiti che invece sono così tanto tecnici come quelli della medicina ha appunto introdotto un elemento di inquinamento e di confusione, perché se hai mille opinioni e tra cui c'è quella dell'esperto e quella della madre, sono tutte opinioni e come dire, confondono complessivamente il quadro. E tutte queste cose, ripeto, sono iniziate con la televisione. Dopodiché, certo, sono arrivati i social media che hanno portato nuovi
problemi che sommati agli altri hanno poi prodotto appunto l'effetto un po' come dire estremo in cui siamo immersi noi oggi. E in particolare voglio qui soffermarmi su due aspetti, gli altri due li accennerò per come dire implicitamente o per conseguenza, e cioè quello legato all'individualismo e quello legato a queste due categorie che forse possono sembrare oscure ma che in realtà sono molto semplici e meritano due parole, le cosiddette echo chambers e filter bubbles, che sono le espressioni anglosassone che si usano, diciamo, in termini tecnici. Sul trionfo dell'individualismo in internet c'è forse poco da dire, nel senso che è sotto gli occhi di tutti, e voglio solo dire che molto spesso, proprio per quella dinamica di esasperazione dell'individualismo che i social alimentano, si fanno affermazioni davvero di qualunque genere, quasi insostenibili, e questo è un aspetto di cui mi sono occupata abbastanza in quest'ultimo libro che ho fatto, L'utilità del senso comune, dove rivendico appunto l'utilità del senso comune, perché spesso per, come dire, spararla più grossa degli altri, per farci notare, per affermarci in uno scenario che altrimenti è difficile controllare, appunto siamo anche disposti ad andare contro qualunque evidenza di buon senso. Quindi, ripeto, sull'individualismo c'è poco da dire, se non da ricordare che appunto alimenta, diciamo così, può alimentare alcuni vizi della comunicazione online. Mentre vorrei dire due parole in più su questo meccanismo delle echo chambers, delle filter bubbles. Dico una cosa che forse alcuni di voi, molti di voi sanno, ma forse qualcuno non la sa, e quindi è bene dirsela e averla molto chiaramente presente. Se noi in qualunque momento, in questo momento, ciascuno di noi digita su Google una qualunque cosa, post-verità, ad esempio, ciascuno di noi avrà dei risultati diversi. Cioè, non è che Google dia a tutti la stessa risposta perché quella è la risposta. A ciascuno dice delle cose che sono profilate su di lui, cioè c'è un meccanismo di profilazione che avviene attraverso complessi algoritmi che ci studiano in un certo senso. In che senso? Il mio telefonino, per così dire, studia, tiene, fa memoria, tiene conto delle cose che io di solito, dei siti che io di solito guardo, quindi ad esempio saprà che guardo moltissimi siti di informazione, ma saprà anche che guardo molti siti di recensione di cinema, ma saprà anche che abito a Milano, ma lavorando a Bologna mi muovo molto tra Milano e Bologna, perché le cose che cerco molto spesso sono in queste città. E poi, che ne so, saprà che mi piacciono gli occhiali perché ogni tanto guardo siti di occhiali, e via dicendo. E sulla base di questo insieme di gusti che può ricostruire dai miei consumi di gusti e di esigenze, ad esempio il fatto che vivendo tra Milano e Bologna è più probabile che io cerchi dei servizi, delle qualunque cosa in quelle due città o vicino a quelle due città. Quindi, in base alla raccolta di questi dati, quando io su Google metto una certa cosa, lui mi dà certi risultati. E così per ciascuno di noi, e questa è ovviamente la ragione per cui, pur cercando nello stesso momento la stessa parola, noi avremmo risultati anche radicalmente diversi. Questo cosa vuol dire?
che se io sono una che normalmente guarda le riviste di cinema e le recensioni di cinema, i miei dispositivi di ricerca tenderanno a tenermi molto aggiornata sul cinema perché sanno che mi piace, ma non mi diranno niente sugli spettacoli di teatro, perché io il teatro viceversa non lo cerco, faccio per dire. Se io cerco molte notizie su, non so, i Valdesi, e il mio sistema penserà che io sono una valdese, una filo valdese, e mi indirizzerà nelle mie ricerche verso siti, opinioni, letture, giornali, testate, che sono quelle dell'universo dei valdesi, e non mi dà viceversa le letture, le testate, i riferimenti di quelli che appartengono a una comunità islamica, anche se magari io vivo in un condominio in cui sul pianerottolo non c'ho tre islamici, quindi anche se fisicamente io ho una prossimità con loro, però siccome nelle mie ricerche cerco qualcos'altro, il sistema si è fatto l'idea che a me, che io sia organica in qualche modo, uso una parola abbastanza gramsciana e quasi ormai fuori epoca, sia organica al gruppo dei valdesi. Allora, ho fatto questo esempio un po' bizzarro, ma neanche tanto, per dire che così si costruiscono delle specie di camere chiuse, nel senso che se a me piacciono i valdesi, continuo a ricevere input che riguardano i valdesi. Non ricevo input di altri mondi, di altre realtà, magari completamente opposti, polemici o semplicemente diversi dai valdesi. Continuo ad avere in modo ridondante delle informazioni legate ai valdesi. Quindi si crea un meccanismo di eco in questo senso, come di ritorno dei miei stessi gusti, dei miei stessi interessi. E questo sono le echo chambers, delle camere degli echi, nel senso che mi ritornano le mie stesse opinioni, le mie stesse preferenze, mi ritorna quello a cui io sono già interessata, quello che io in qualche modo voglio sentirmi dire, perché io mi voglio trovare d'accordo con quelli che la pensano come me, nel mio esempio i valdesi, e non ho nessuna voglia invece di confrontarmi con degli ortodossi, con dei musulmani, che di fatti non entrano nelle mie ricerche, nei suggerimenti che mi vengono dati, negli input che mi vengono dati. E questo, guardate, è piuttosto importante, perché quante volte noi mettiamo in Google una cosa e poi da lì passiamo un'altra, e poi da lì passiamo un'altra, in un meccanismo di finestre che ci si aprono, quindi di curiosità in cui ci sembra di esplorare il mondo. Ecco, non esploriamo il mondo, esploriamo il nostro piccolo mondo che Google ci offre a nostra misura, a nostra somiglianza, perché appunto è una camera degli echi. E quindi in questo modo siamo in una specie di bolla, la nostra, con cui filtriamo, per così dire, le informazioni, perché a noi quello che succede nella bolla dei musulmani non ci arriva proprio se siamo valdesi, almeno attraverso i nostri dispositivi elettronici. Questo chiaramente alimenta la radicalizzazione delle idee. Noi siamo abituati a usare il termine radicalizzazione solo per la radicalizzazione islamica, e quanto di più sbagliato si possa fare, perché noi tutti viviamo in una logica di radicalizzazione. I nostri social, che tutti usiamo, ci radicalizzano perché ci fanno stare nella nostra bolla, torno a usare questo termine, in cui riceviamo solo conferme, perché appunto non c'è il confronto con l'altro, e quindi ovviamente se tutti la pensano come me siamo sempre più convinti di quello che ci sembra un'opinione. Ora,
di fronte a questo insieme di problemi, cioè a un intreccio tra media e realtà che è cambiato in questo modo, ad oggi mi pare che l'unica soluzione che venga per lo più indicata sia quella del fact-checking, cioè di andare a verificare le notizie che vengono date in modo tale da denunciare se ci sono delle scorrettezze o incongruenze. Quindi in qualche modo un ritorno alla verità vera se sono state dette delle sciocchezze. Ma io penso che questo sia completamente inadeguato e attenzione, è anche, come dire, un indirizzo su cui si stanno investendo tantissimi fondi, quindi penso che veramente sia una specie di strada sbagliata, non perché non sia importante verificare la correttezza delle informazioni, anzi sarebbe proprio il minimo deontologico, perlomeno rispetto ai giornalisti, ma lo trovo inutile per due ragioni. Una che ha a che fare con la velocità di questi circuiti informativi, perché se noi diciamo una cosa sui social, una cosa completamente scorretta, pur essendo scorretta, questa nostra dichiarazione, questo nostro commento può diventare immediatamente virale, e se poi qualcuno dice non è vero, per questa ragione, quel commento di correzione non diventerà altrettanto virale e la notizia sbagliata ha già fatto il suo corso, ha già influenzato chi doveva influenzare, quindi è partita, è come un messaggio che viene lanciato, poi ne puoi lanciare un altro, ma intanto quello è lanciato ed è partito prima. Quindi insomma è una rincorsa un po' destinata al fallimento in partenza. E attenzione, su questo vorrei fare un'altra piccola annotazione, perché la cosa importante per me è avere coscienza che tutto questo ci riguarda, nel senso che noi stessi ne siamo i protagonisti. Ho detto una notizia sbagliata diventa virale. Ecco, queste non sono cose che fanno gli altri, sono cose che facciamo anche noi. Anche io che mi occupo di questo non ho difficoltà ad ammetterlo. Pensate a quante volte, cioè ogni volta che voi fate un reinoltro, un retweet, un condividi, controllate sempre che quello che state condividendo sia corretto. A volte lo condividiamo perché ci sembra convincente, ci sembra interessante, però non è che facciamo queste verifiche così, cioè siamo molto meno scrupolosi, veniamo immediatamente presi da questa, come dire, logica dei social, che è una continua spinta alla velocità e alla ricondivisione. Quindi, ripeto, ovviamente io auspico che tutti stiamo molto attenti con la maggiore lucidità possibile e sono qui insomma a dire queste cose per questo. Però ripeto, anche io che queste cose le studio e insegno senza aver verificato. Cerco di farlo poche volte, ma a volte mi capita. Quindi una cosa che avviene, ripeto, ahimè, ne siamo tutti coinvolti. Ma non è questa l'unica ragione per cui, secondo me, il fact-checking è proprio una soluzione inutile. Io credo che sia una soluzione inutile perché molto spesso le cose sono più complicate e mi avvio alla conclusione. Cioè, io ho l'impressione che molto spesso questa specie di ascia che utilizziamo sia appunto non coglie le sfumature delle cose. Professoressa, qui faccio tre esempi. Professoressa, scusi.
tutti insomma relativamente poco tempo fa. Dica pure, io la sento. Sì, scusi, abbiamo ancora un attimo il problema, la sentiamo, ma va molto a rilento, quindi solo un attimo, magari aspettiamo qualche secondo che si riprende un attimo la connessione. Adesso la vedo più fluida, quindi probabilmente si è ripresa. Ha avuto un momento in cui la sentivamo, ma con delle tempistiche molto lunghe per ogni parola. Ok, mi spiace. No, ci mancherebbe, era solo per lei, per me, succede, non, far, certo. Non procedere oltre sapendo, senza che poi noi possiamo seguirla, tutto qua. Infatti. Allora, riprovo, se ci sono problemi mi fermi. Lo segnalo. Alza la mano. Certo. Allora, dicevo che secondo me il problema è che molto spesso noi cerchiamo di dirimere la difficoltà di queste situazioni un po' con l'accetta. In questa accetta vogliamo dividere il vero dal falso, ma secondo me appunto è uno strumento quasi grossolano rispetto invece alle sfumature che il mondo ci offre e che poi vengono rilanciate dai media. Allora, volevo concludere su questi tre esempi. Uno è un provvedimento, fa riferimento a un provvedimento di Trump di alcuni anni fa, il Muslim Ban, con cui gli abitanti di alcuni paesi del mondo a dominanza islamica, a questi abitanti veniva vietata la possibilità dell'ingresso negli Stati Uniti, per cui Muslim Ban. Di fronte a tutta la polemica che si scatenò per questo provvedimento, naturalmente piuttosto dirompente, Trump e i suoi si difesero dicendo che non c'era nessun Muslim ban. Non è che i musulmani venissero banditi, e difatti negli Stati Uniti c'erano tanti musulmani che potevano continuare a fare la loro vita. Oppure ci poteva essere un musulmano proveniente dall'Inghilterra o dal Marocco che poteva arrivare senza nessun problema. Quindi non era vero che c'era il Muslim Ban. E però quegli altri dicevano, sì vabbè, però gli 8 paesi che sono stati messi, appunto che hanno avuto il fermo, diciamo così, sono tutti paesi a dominanza islamica. Allora, ovviamente non c'è una risposta, appunto, non c'è una risposta vera e falsa a questa polemica. È chiaro, era chiaro che ci fosse, come dire, una penalizzazione dell'essere musulmano e appartenere a dei paesi islamici. Però era anche vero che non era un Muslim ban, perché, ripeto, tanti musulmani continuavano a vivere tranquillamente. Allora, la situazione era molto più articolata, naturalmente. In questo senso Trump è molto più furbo di un banale, grossolano Muslim ban. E nel momento in cui, viceversa, è stato accusato di questo, lui ha avuto vita facile a difendersi, perché propriamente non aveva fatto alcun Muslim ban. Allora, in quei giorni, in quelle settimane, i giornali si sono, come dire, tapigliati nel dire è vero o è falso che c'è il Muslim ban, ma appunto era sbagliata la domanda, era sbagliato chiedersi se fosse vero o fosse falso, perché non era questo il punto. E questo vale anche per i due casi che qui richiamo attraverso delle foto. Uno riguarda Amazon che brevetta un bracciale elettronico e quindi accuse ad Amazon perché come dire, è sembrata una forma di controllo dei corpi simile a una forma quasi di schiavizzazione. Ma di nuovo su questo Amazon si è assolutamente difesa, perché ha detto: ma scherziamo, qual è il controllo dei corpi? Noi il braccialetto lo utilizziamo ed è utile
perché comunque consente di semplificare delle procedure anche di riconoscimento all'ingresso, quindi di snellire delle procedure. Difficile, come dire, negare che ci fosse uno snellimento delle procedure, ma difficile anche negare che ci fosse, se non altro, la possibilità tecnica, appunto, un controllo molto più capillare sui movimenti, sulle pause, sui percorsi dei lavoratori di Amazon. Di nuovo, non era il vero falso ciò che permetteva di cogliere la grana e i rischi di quella comunicazione. Ma vengo al terzo caso, che è il più interessante, quello che trovate sulla foto a sinistra. Quella signora è una migrante che arriva su un barcone di una ONG. Questa è la foto che viene diffusa all'arrivo. Ovviamente con lei c'erano tanti altri migranti, come al solito, ahimè, e immediatamente degli esponenti della Lega commentano pubblicamente dicendo: ma questi migranti che starebbero così male a casa loro, però hanno il tempo di laccarsi le unghie, perché se ci fate caso la signora ha le unghie laccate, quindi forse non stanno poi così male. Altrettanto immediatamente la sinistra reagisce dicendo: è una fake news, quelle unghie sono state laccate intenzionalmente con Photoshop da questi esponenti della Lega che volevano denunciare, denigrare questo tipo di soccorsi. Ah, dov'era la falsità? La fake news, dov'era? Bene, la fake news era da entrambe le parti, o meglio, sicuramente la fake news era dalla parte della sinistra, perché non era vero che quello smalto fosse stato messo in Photoshop. La signora è arrivata effettivamente con quello smalto e quella foto coglie il momento dello sbarco. Quindi diciamo che la foto che commentano i leghisti era effettivamente, come dire, la commentano con gli elementi che effettivamente appartenevano alla realtà. Ma qual è il punto che 48 ore dopo ha riferito una persona che lavorava e che quindi aveva assistito al soccorso di questa donna su questo barcone? E ha detto questa operatrice che le condizioni sul barcone erano talmente disperate che a un certo punto questa donna ha avuto una crisi di nervi tremenda, per cui si voleva buttare dalla barca, insomma, un crollo nervoso completo, e questa operatrice, nel cercare di calmarla, quando è riuscita a calmarla per cercare di farla stare tranquilla, ha iniziato a fare con lei, siccome si fa con i bambini, a mettergli lo smalto per far passare il tempo e, come dire, distrarsi su una cosa tranquilla. E quindi lo smalto gliel'aveva messo l'operatrice per contenere questo crollo nervoso. Quindi in questo senso, di nuovo dico, non c'è fake news, ma non c'era neanche verità naturalmente nell'affermazione dei leghisti, seppure avessero ragione a dire che era arrivata con le unghie laccate. Questo per dire una volta di più che appunto l'accetta del vero e del falso divide il mondo in due, quando invece il mondo evidentemente ha molte sfumature. E in questo mondo mediatico, e qui concludo, che davvero appunto è sempre più complesso ed è sempre più intrecciato, ciò che effettivamente ha una presa su di noi sono delle narrazioni molto più grandi, cioè la narrazione degli immigrati che in realtà non avrebbero nessun bisogno di venire in Italia, invece vengono in Italia. È questo il punto, cioè la narrazione complessiva, il punto su cui concentrarsi.
non il commento in sé della Lega su questo episodio o il fatto che appunto ci sia come dire uno sfruttamento del lavoro in certi contesti come quello di Amazon, che non viene raccontato abbastanza, non viene denunciato abbastanza. Questo è il punto, questa narrazione qui. Poi forse c'è qualcosa di esagerato nella denuncia di questo braccialetto, ma certamente viceversa la narrazione complessiva è qualcosa che deve essere posto al centro. Quindi la mia impressione è che più che concentrarsi sulle singole fake news, sarebbe molto più utile ragionare su queste costruzioni sociali, narrazioni sociali molto più complesse in cui per l'appunto tutti i media convergono e rispetto a cui quindi dovremmo in qualche modo sviluppare degli anticorpi personali. Ma qui mi fermo perché appunto mi sembra più interessante ascoltare delle vostre domande se ce ne sono. Grazie, grazie mille professoressa. Allora, intanto ricordo a tutti, io metto anche il messaggio in chat, chi vuole di utilizzare la chat appunto per prenotarsi e fare le domande. Professoressa, le farei io una prima domanda, provo a vedere se, come dire, magari riesce a rispondermi, perché il dubbio che mi ponevo io è rispetto a quello che le diceva, sostanzialmente un po' la situazione di post-verità in cui ci troviamo nasce appunto, lei diceva, soprattutto dal mondo della televisione. Mi chiedevo però, il mondo della televisione è gestito comunque da professionisti, quindi giornalisti o comunque persone del mondo dello spettacolo che al di là magari del presentatore che non è per forza esperta su tutte le materie, però dietro c'è, tendenzialmente c'è una redazione che lavora e prepara la notizia e la presentazione. Mi chiedo però, ecco, nell'ottica, posso capire magari un po' di più negli anni Ottanta che si utilizzava magari questa cosa per aumentare lo share, per fare un po' più spettacolo, ma oggi, dove appunto la diffusione è tanta, il problema è noto a tutto, appunto la possibilità, la difficoltà di comunicazione, le emozioni, le persone che si fanno guidare più dalle emozioni, comunque se ne parla molto. C'è, come dire, nel mondo, dico, del giornalismo in generale, comunque della comunicazione, un risveglio di attenzione che possa spostarci un po' più lontano dalla post-verità, un po' con l'ultimo spunto che ci ha lasciato? Glielo chiedo più che altro perché io, mettendomi nell'ottica da persona inesperta, da cittadino che si informa, come dire, un po' delego la mia fiducia verso persone che facciano magari questo lavoro, quindi mi aspetto magari che in una comunicazione più pari, da tra pari, come può essere quella dei social, girino anche delle notizie meno vere o meno provate, ma da enti pubblici come possono essere magari i media più tradizionali, con dietro appunto persone che fanno quello di mestiere, mi aspetterei un po' più di attenzione. Ma io non sono molto, molto fiduciosa, nel senso che certamente è come in tutti i campi, quindi anche nel mondo della televisione, anche nel mondo dei social in cui ci sono delle vere e proprie testate di informazione, ci sono persone più competenti e persone meno competenti, persone più scrupolose e persone meno scrupolose, quindi insomma è un mondo lavorativo come tanti altri in cui non è che si possa generalizzare e fare di tutta l'erba un fascio. Fatta questa premessa, però, secondo me i soggetti veramente attenti sono molto pochi, ma soprattutto la logica del mercato dell'informazione è così, è molto difficile, come dire, riuscire a galleggiare nel mercato dell'informazione, sia quello televisivo, sia, ripeto, quello su altri canali, senza in qualche modo adeguarsi a proprio modo, magari, però, ad alcune di queste logiche. Cioè che la comunicazione oggi sia fortissimamente emotiva è un po' un dato epocale, è difficile superarsi a questo elemento. Io non so, forse alcuni di voi guardano una trasmissione come Report, che di tutte certamente le trasmissioni di inchiesta e di approfondimento della nostra televisione è una di quelle più rigorose,
Tuttavia, come dire, io molto spesso le smonto nelle mie lezioni perché gli elementi di manipolazione proprio dello spettatore per me sono smaccati, veramente smaccati. Quindi è un po' quel canale che ti richiede, perché comunque deve avere un pubblico e con l'analisi è difficile avere pubblico. E quindi, ripeto, con tutte le dovute differenze, perché non tutte le trasmissioni sono uguali, però insomma non vedo casi in cui questo problema sia tenuto in conto in modo, non so, alcune delle trasmissioni di infotainment più serie o percepite come tali, anche come più impegnate, deontologicamente sensibile, nel periodo della guerra hanno dato voce a soggetti che sostenevano cose insostenibili, ma con questo non voglio dire, come dire, che bisogna essere pro Ucraina o contro le armi in Ucraina. Tutte le possibilità, le opzioni devono essere rappresentate. Detto questo, però, ci sono degli elementi di storia che sono degli elementi di storia, non ti puoi reinventare la storia. E però, appunto, ci sono stati soggetti di cui non faccio nomi che veramente, come dire, sfidavano le conoscenze condivise dalla comunità scientifica. E allora, perché trasmissioni che pure erano ritenute serie, che avevano sempre mostrato una grande serietà, esibivano in qualche modo queste personalità, perché comunque fanno audience e comunque erano diventate delle specie di macchiette che ascoltavi per vedere qual era la provocazione della serata. Quindi è molto difficile sottrarsi a queste sirene, per così dire. Poi qualcuno cede qualche volta, qualcun altro viceversa le sceglie sistematicamente e questo fa la differenza. Però insomma è un campo molto, molto difficile, in cui secondo me l'unica possibilità è quella dell'educazione personale. Cioè io continuo a trovare abbastanza scandaloso, io uso questo aggettivo con cognizione di causa, cioè voglio proprio dire scandaloso, che a scuola i bambini, i ragazzi imparino giustamente una serie di cose, ma non abbiano dei corsi di educazione ai media. Noi oggi siamo immersi nei media. Quando io ho fatto le scuole medie avevo educazione tecnica. Io non so se oggi esista ancora educazione tecnica, spero di no, in un certo senso, o spero che ci sia accanto un'educazione ai media, perché forse alcune cose le posso evitare, i media non li evito più. Quindi se non sviluppiamo questo tipo di educazione, questo tipo di anticorpi, è difficile che ci sia una reale sensibilizzazione a questi problemi. Ma vedo che c'è un'altra Grazie, domanda. Grazie, professoressa. Sì, c'è una domanda, gliela leggo, dice di Simona, dice: in un mondo sempre più dominato dai media, esiste una fonte di verità che possa aiutarci a concentrarci non sulle unghie dell'ultimo esempio, ma sulla natura vera dell'informazione quando commentiamo una fake news? No, secondo me assolutamente no, perché non c'è più proprio l'idea di una fonte. Cioè noi viviamo in un mondo che di fonti ce ne offre 10.000 contemporaneamente. Quindi il punto è che dobbiamo essere educati a capire tra quelle 10.000 che ce n'è 9.500 che possiamo scartare immediatamente perché dicono fuffa. Dopodiché ce ne sono 500 che sono plausibili, ma alcune sono più orientate in un modo, altre sono, cioè educarci alla distinzione in un mondo però che è irrimediabilmente, forse fortunatamente, plurale, in cui quindi, come dire, ognuno si costruisce un po' il proprio percorso di verità, però appunto un mondo
molto più complesso quello di oggi, del mondo, non dico in cui sono cresciuta io, anche quello in cui sono cresciuta io, ma sicuramente di quello in cui sono cresciuti i nostri genitori o i nostri nonni, dico nostri supponendo più o meno una mezza età tra 40 e 50 come me. Cioè sicuramente i miei nonni avevano tantissimi problemi e quello della guerra non da ultimo e della povertà, di un'aspettativa di vita molto più breve, quindi non voglio dire che prima fosse meglio, c'erano dei problemi enormi e forse più gravi, però era un mondo più semplice, cioè lì sì che avevi delle fonti, uno sceglieva un altro, ma erano due o tre. Oggi è impossibile, è letteralmente impossibile, quindi quando diciamo anche dei giovani che sono persi, confusi, poveretti, cioè crescono in una realtà che è infinitamente più complessa della nostra. Grazie professoressa. Non so se qualcun altro da domande si vuole prenotare. Volevo cogliere intanto anch'io un'occasione, professoressa, ricollegandomi sì, a quello che dicevano. Lei diceva giustamente fare cultura nelle scuole. E mi chiedevo appunto, ma come se ci può dare una prospettiva di come secondo lei si potrebbe fare, no? Appunto, vista l'enorme pluralità, la difficoltà un po' nel distinguere correttamente cosa vale la pena tenere buono, cosa vale la pena scartare. Che modalità si potrebbe utilizzare? Perché appunto lei prima ci parlava un po' del fact-checking, che ci diceva può essere, come dire, una via, ma che dà risultati molto molto contenuti. Mi chiedevo se ci sono appunto qualche altra possibilità un po' più di valore, o appunto è una costante esperienza che ci porta pian piano a capire, formarci in qualche modo e capire cosa vale la pena e cosa no seguire. Ma io penso, cioè poi ovviamente le scuole raccolgono ragazzi di tante età diverse, quindi se penso, cioè io intanto inizierei dalle elementari perché i bambini già usano i telefonini, però lasciando perdere le elementari pensiamo alle medie, pensiamo alle scuole superiori, ovviamente sono realtà diverse, ma come dire, ci sono tante cose di cui dovrebbero essere coscienti. La mia esperienza è, ad esempio, quando arrivano all'università spesso, insomma, faccio uno dei corsi che faccio è per il primo anno, questa cosa degli algoritmi, sentiamo continuamente parlare di algoritmi, però la cosa banale che dicevo prima, se cercassimo adesso su Google tutti la stessa cosa, verrebbero fuori tutte cose diverse. Loro non ci hanno mai pensato ed è una cosa che se la fai con loro colpisce, perché la vedono e capiscono cos'è la profilazione, per fare un esempio. Imparare a distinguere le fonti, ci sono come dire delle strategie molto smaccate, che però magari per un quindicenne non sono smaccate, per cui o il meccanismo del clickbait, per cui vieni portato in un certo sito perché attraverso quel click comunque quel sito guadagna qualcosa, cioè sono tutti meccanismi di cui i ragazzi dovrebbero essere assolutamente consapevoli, perché io penso che userebbero in modo diverso quegli strumenti. Cioè, mentre penso che è impossibile, sarebbe anche totalmente sbagliato immaginare di non usarli più. Io non ho figli, ma sinceramente mi fanno un po' ridere tutti quei genitori, fra cui moltissimi dei miei amici, che dicono ai figli adolescenti: ah, non lo puoi usare più di tre ore, e quelli li fregano in tutti i modi possibili, perché da che mondo gli adolescenti sono più furbi degli adulti, è sempre stato così. È impossibile pensare che non usino questi strumenti, però forse dobbiamo, ripeto, insegnargli come comunità, quindi come scuola, a capire come funzionano quegli strumenti. Cioè quando si sentono quei casi
estremi, drammatici, veramente incommentabili, di incidenti che arrivano fino alla morte nel fare video di TikTok, beh, ovviamente se uno arriva a quei livelli di isolamento ha tanti problemi, il problema non è solo TikTok, però forse appunto l'educazione è un po' alla, come dire, a prendere atto di quanto sia diversa e al contempo quanto sia concreta un'interazione su TikTok, un'interazione nella realtà. Insomma, voglio dire, sono veramente tanti gli aspetti che si potrebbero trattare in una scuola e che invece semplicemente non sono previsti dai programmi. Quindi io non faccio una critica alle singole scuole, faccio una critica ai ministeri che non le prevedono nei programmi. Grazie, grazie professoressa. C'era Luigi che voleva fare una domanda. Vai, Luigi. Attivo l'audio, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Professoressa, innanzitutto buonasera e grazie per la bella lezione. Onestamente io pensavo che la notizia, che dietro il termine fake news ci fosse quello che normalmente pensavamo di definire notizia falsa. In realtà lei ci ha... mi ha almeno creduto di capire che lei ci ha spiegato molto bene che la fake news è in realtà una notizia manipolata. La notizia è una notizia manipolata. Ora, la manipolazione delle notizie è diventata qualcosa di estremamente grandioso, estremamente grande e percepibile grazie anche alla globalizzazione delle notizie e soprattutto al fatto che non c'è più una volontà di... stavo per dire una volontà di definire o di cercare una verità. In realtà ognuno di noi afferma la sua volontà. Io non so se dietro di questo c'è stata un'evoluzione dei media o se c'è stata un'evoluzione maligna di una società che tende invece a manipolare l'opinione pubblica. E mi veniva in mente, cioè a volte quello che diceva qualcuno di, scusate adesso mi sfugge il nome, il nostro noto scrittore, quello che ha scritto Il nome della rosa, che diceva che la differenza adesso è che prima le persone parlavano in un bar davanti ad un bicchiere di vino, al limite ti facevi quattro risate, oggi qualsiasi cretino pensa di poter andare in internet e affermare la propria opinione. Io non so se questo è un problema italiano o se sta diventando un problema mondiale. Quello che si vede, e io poi come... mi scusi, come medico al momento del tempo dei Covid ne ho sentite di tutti i colori. Lei riferiva ad alcune situazioni, purtroppo mi sono reso conto che il servizio pubblico come RAI è costretto in un qualche modo a dare voce a voce a tutte le voci. Il problema è che non c'è nessuno competente che è capace di dire a una persona che racconta le fesserie sui vaccini che sta raccontando fesserie sui vaccini. Quindi secondo me c'è un problema di, mi passi il termine dietro le fake news, di, da una parte di volontà di manipolazione, di far prevalere un'idea su un'altra senza mai cercare il valore di un senso comune che è la verità assoluta filosoficamente c'è preclusa perché dovrebbe essere nella divinità, quello che noi possiamo credere, possiamo arrivare ad una verità provata, una verità scientifica che si basa su delle prove, una verità filosofica, una verità processuale, una verità umana. E d'altra parte c'è forse una volontà di mantenere un'ignoranza, come si diceva lei stesso nelle scuole, ma forse perché non c'è neanche la preparazione dei docenti che riescano ad analizzare i media e farci capire che ognuno, che siamo in un mondo dove la verità è la verità di chi grida più forte e stiamo tornando veramente molto molto indietro. Grazie, scusate se mi sono dilungato. Grazie. Ma Luigi, guardi, io sono in ampia parte d'accordo con lei, ma non su un aspetto, cioè l'aspetto su cui non sono d'accordo è che ci sia in qualche modo una volontà dietro tutto questo. In realtà c'è una dispersione di persone, di intenzioni,
di opinioni e ciascuno, come dire, mette il suo tassello senza rendersi neanche conto di quello che fa, di quello che dice e della confusione che crea. E sul Covid, per stare su un esempio sensibile a tutti, lei ha ragione, sono perfettamente d'accordo sul fatto che venivano dette un sacco di panzane e non c'era qualcuno a smentirle, ma questo perché? Forse c'era forse una volontà di far passare le panzane, no? Perché poi il nostro paese ha anche reagito piuttosto bene complessivamente al Covid, con le vaccinazioni che comunque sono state alte, le regole le abbiamo rispettate, quindi non mi pare di poter dire che ci fosse una qualche volontà di una qualche entità, forza politica, sociale, privata o pubblica che volesse manipolare qualcosa. C'era semplicemente una grande confusione in cui, se veniva detto una panzana, non c'era un soggetto autorevole deputato a correggere quella panzana, o forse c'era, ma poi ne tornava un'altra di panzana diversa e quindi si ritornava nel meccanismo. Per questo dico che l'unico modo, a mio avviso, per reagire in modo sistematico a questo è un discorso educativo, perché come lei ha detto, e non poteva dirlo più chiaramente, sottoscrivo ogni parola, c'è una verità umana che noi possiamo e dovremmo, su cui dovremmo accordarci, che è appunto un accordo sulle verità scientifiche, sulle verità provate, cioè su tutta una serie di cose che, come dire, non ci diranno se c'era al di là, però delle cose della nostra vita ce le dicono, e ad esempio delle verità scientifiche ce le dicono. Per cui, ecco, l'unica cosa, diciamo, che non condivido è un po' il rischio complottista, perché non c'è nessun complotto, c'è semplicemente una situazione fuori controllo. E se mi permette, prima di ridarle la parola, reagisco anche al commento di Salvatore che ho visto in chat. No, io non sono una pessimista, ecco, mi spiace se è passato questo concetto, sono una critica. Io penso che con l'educazione si possa fare moltissimo, quindi certo che si può, come dire, trovare una soluzione, e a un certo punto si troverà, se non altro per adattamento progressivo, quindi come dire, ogni epoca ha le sue specificità, a noi è capitata questa e quindi dobbiamo convivere con questa. Non c'è pessimismo, quello che non tollero sono le semplificazioni, per cui tutta la colpa sta nei social, tutta la colpa sta in qualcuno che fa il complotto, tutta la colpa sta nelle fake news e risolviamo il problema con il fact checking. No, è un'evoluzione molto più sistemica, quindi siccome questo sistema, in quanto sistema, non lo cambi, dobbiamo imparare a vivere in quel sistema, dobbiamo imparare ad avere degli anticorpi per quel sistema così fatto, che ormai è fatto così. Questo è il punto, e a un certo punto i sistemi educativi ci arrivano, notoriamente, ahimè, arrivano in ritardo, e quindi sarà così anche questa volta. Grazie, professoressa. Luigi, vuoi prenderti un attimo per replicare? Se non porto via la parola a nessuno, vorrei fare una... Al momento no, perché la professoressa ha già risposto a quello di Salvatore, quindi vai pure. No, chiedo scusa, io non ho, forse mi sono espresso male, e del motivo per cui quando si parla in diretta, sull'onda delle emozioni, forse sì, le parole prevalgono i pensieri. Io non avevo nessuna intenzione di indicare un complotto, una persona, qualcosa del genere. Sicuramente la situazione della gestione delle notizie e della verità in questo mondo globale è sfuggita di mano un po' a tutti, probabilmente perché non c'erano, come diceva lei, quegli anticorpi che in realtà dovevamo avere tutti, perché, e allora, cioè, posso farle, vabbè, poi mi dilungo troppo. Ora, trovare in Italia, io parlo dell'Italia, non conosco il mondo, una stampa giornalistica neutrale. Noi avremmo dovuto avere il servizio pubblico
che in realtà avrebbe dovuto garantire proprio la maggiore adesione ai fatti, la veridicità della cosa, il maggiore approfondimento. In realtà poi il servizio pubblico è diventato comunque un servizio politico gestito da chi controllava politicamente questa cosa. E quindi è sempre questo vizio. Io frequento poco i social, mi capita di vedere delle trasmissioni in cui è inutile fare il nome, in cui ogni tanto sono costretto a spegnere perché non c'è più un dibattito, c'è semplicemente un sopraffarsi l'uno sull'altro, un manipolare l'uno verso l'altro il fatto, la verità, quello che è stato detto. E è l'educazione, che dice lei giustamente, è proprio quella che dovrebbe portare le persone a fare quel processo di analisi, che dovrebbe portarti a dire la verità, non la verità, non la verità assoluta, perché forse questa c'è preclusa, ma la verità più condivisa da tutti. Grazie. Niente. Grazie Luigi. C'è un'altra domanda di Simona che diceva: professoressa, ma mi sembra di capire che non esiste più il concetto di verità come conosciuto fino a qualche decennio fa, o sbaglio? No, io sono abbastanza d'accordo con questa sua affermazione, nel senso che la categoria di verità è una categoria assolutamente culturale, e in ogni cultura se ne dà una certa interpretazione. Ci sono culture in cui la verità è rivelazione, culture in cui la verità è l'esito di una prova, come dire, sperimentale, molto, molto lunga e comunque tutta umana. Quindi è normale che ci siano categorie di verità che cambiano a seconda degli spazi e che cambiano a seconda del tempo. Oggi il mondo è talmente cambiato che inevitabilmente cambia anche la categoria di verità. E una cosa che voglio aggiungere, sempre che un po' anche di nuovo reagisce, diciamo così, ma reagisce nel senso di commentare, di continuare l'intervento di Luigi, cioè noi siamo anche in un mondo che è accelerato alla velocità della luce, perché comunque prima il mondo cambiava più lentamente. Questa non è un'impressione, è un dato di fatto, cioè la tecnologia di oggi ha accelerato una serie di processi. Io ho comprato il mio primo telefonino che ero già laureata. Oggi senza telefonino, a parte che facciamo 2 milioni di cose col telefonino, ma insomma senza telefonino sembra di non poter vivere. E io non sono una persona anziana, oggettivamente ancora posso, come dire, posso dirlo a testa alta, però ripeto, io ho fatto tutta la mia università e che il telefonino non esisteva. Questo per dire questo ha creato ovviamente una grande confusione, una grande impreparazione e un cambiamento di paradigmi, perché appunto è normale che i paradigmi di verità cambino. E quindi sul lungo periodo non c'è niente di strano, cioè per un antropologo, per un sociologo non c'è niente di strano in tutto questo, perché ci sta dentro e la vive dice: oddio, dove stiamo andando a finire? Però sono normali fasi di assestamento e di cambiamento, che però sono rese un po' più problematiche appunto dalla estrema velocità con cui le cose sono accadute. Grazie ancora, professoressa. Non so se c'è qualcun altro che voleva fare un'ultima domanda. Vedo Salvatore, dice: ma fidarsi solo all'educazione per difendersi dalla malinformazione è dura, come quando si dice che con l'educazione ci si difende dalla mafia o dall'evasione fiscale. Ma insomma, secondo me senza educazione non si fa niente, non ci si difende neanche dalla mafia o dell'evasione fiscale. Dopodiché servono varie altre cose, per carità, non dico che tutto sia educazione, però se non mettiamo lì, come dire, dei livelli, dei paletti e degli strumenti, cioè se non diamo una cassetta degli attrezzi alle persone che poi diventano adulte,
È difficile pensare che facciano degli interventi, come dire, adeguati, per cui potrà non essere la soluzione per problemi complessi che sono economici, politici, sociologici, come quelli della mafia, ma per la questione dell'informazione l'educazione secondo me sarebbe già una bella fetta di, non dico di soluzione del problema, ma di soluzione della criticità, cioè, ripeto, capacità di stare in questa realtà. Non so cosa intendesse con democrazia malata, Luigi, però. Luigi, vuoi specificare un attimo meglio? Comunque tutto questo io vedo un pericolo reale anche al modo di vivere, passatemi la parola, democratico, perché la democrazia si basa fondamentalmente su alcuni principi che dovrebbero essere come verità, come la dignità della persona umana, l'eguaglianza della persona umana, la capacità di uno di noi e il diritto di uno di noi di esprimere un principio, di essere ascoltato. In realtà nella grande confusione che si genera spesso e volentieri si finisce per non essere ascoltato. E adesso non vorrei andare troppo oltre, però è un risultato che abbiamo avuto alle ultime elezioni, nonostante la situazione politica e economica mondiale veniva considerata una soluzione, e anche per il nostro paese una situazione grave, e di fatto il partito che ha preso più voti è il partito di chi non ha votato. E questo vuol dire una confusione totale, e il dire tante verità, nessuna verità, quindi nessuna verità vuol dire che la verità non c'è più, per cui la destra è uguale alla sinistra, per cui il fascismo è uguale al comunismo, per cui tutte le cose sono, per cui alla fine alla fine quello che sono state le grandi battaglie della storia, cioè ritenere che si combatteva, che ci si contrapponeva sulle basi degli ideali, diventa il qualunquismo più assoluto. Chi ne possa approfittare di questo? Io onestamente non lo so, è questo che dicevo, un qualcuno o un qualcosa, perché poi il famoso qui prodest classico sicuramente salta fuori. Nella confusione qualcuno non so chi sia questo qualcuno, non sto accusando un particolare, però sicuramente anche nella confusione c'è chi poi trae il suo profitto, e adesso quello che è successo al Parlamento europeo veramente lascia senza parole, quindi vuol dire che veramente l'unica cosa che conta a livello politico è il potere, neanche il potere, è il denaro. Cioè, che si trovi in casa della gente 700.000 euro in contanti, ma Dio mio, ma nemmeno al tempo dei miei fiori, ecco, sì, mi veniva in mente l'ex ministro della sanità, non mi ricordo più come si chiamava lui, che gli avevano trovato in casa i lingotti d'oro, ma insomma, basta, mi taccio, perché è stata veramente una bella lezione, bella, mi passi il termine, brutta per questa percezione che ci si lascia di manipolazione continua della notizia e della verità che sta dietro la notizia. Cioè non è un'analisi della notizia, c'è un manipolare la notizia secondo quello che si vuole, secondo quello che si vuole far prevalere in quel momento. E secondo me così è una china molto pericolosa. Sono convinto che sia l'educazione. Ma quale educazione? La cultura? Vabbè, basta, mi taccio, chiedo scusa. No, figurati, grazie Luigi, grazie mille. E professoressa, se lei non vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che diceva Luigi, io chiuderei un attimo qui, perché appunto abbiamo raggiunto un po' anche il nostro limite di orario, nel senso che di solito 10:30, 11:15 chiudiamo, appunto, anche per dare spazio a tutti di godersi il resto della serata eventualmente con familiari. Quindi niente, professoressa, io la ringrazio allora ancora tantissimo, mi aggrego anch'io a quello che diceva Luigi. Ha fatto una bellissima lezione, appunto, ci ha lasciato tantissimo su cui riflettere, sicuramente ci rifletteremo, e nulla, colgo l'occasione per augurare a lei buone feste, buon Natale, e anche a tutti. Grazie mille, anche a voi, e grazie per questa occasione di confronto. Alla grazie, prossima. Grazie a lei, buona arrivederci stata, a tutti, buonanotte. Auguri, buona festa a tutti. Auguri a tutti e grazie ancora.